paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Torino, primi anni 2000, il Po e i Murazzi. Decine e decine di locali più o meno bui e puzzolenti che accoglievano la varia umanità delle generazioni X e Y a suon di cocktail a buon mercato, promiscuità di varia natura e soprattutto tanta tanta musica. Ce n'era per tutti i gusti, dall'elettronica più scicchettosa al punk, dal revival alle ultime hit, dall'indie più sfigato al latinoamericano smaccatamente mainstream. Ah, quanti ricordi, quante serate e soprattutto quanta vecchiaia che vi sto trasmettendo, mamma mia, mi sto trasformando in uno di quei nostalgici che rimpiange i fasti di una sua gioventù più o meno inventata. Anche perché magari molti di voi manco sanno cosa siano i Murazzi. Ma sapete, noi che abbiamo vissuto quegli anni a Torino siamo un po' fissati con queste storie. E credo che tutte le generazioni abbiano il diritto di coltivare i propri miti e le proprie leggende. Tuttavia, lo sapete, non siamo qui a parlare di quanto fossero buoni quei negroni da discount o della poesia di urinare nel re dei fiumi italiani al sorgere del sole. Qui a Verbamanent si parla di parole. Dunque, mettete su un bel disco dei Subsonica e preparatevi a navigare. Non lungo il Po, ma lungo la storia del termine muro. Perché sì, probabilmente sto per rivelarvi una banalità clamorosa, ma è proprio dalla parola muro che deriva la denominazione Murazzi. Per chi non li conoscesse, si tratta delle vecchie rimesse che ospitavano le barche quando il fiume torinese era ancora navigabile. Dal momento che il Po, all'altezza del centro, scorre più in basso rispetto alle piazze e alle vie soprastanti, quei magazzini sono stati ricavati proprio dentro il muraglione che permette alla città di elevarsi a debita distanza dal corso d'acqua. Murazzi, quindi, sta per grossi muri, facile e indolore. Ma per rendere questa puntata un po' meno campanilista e interessante anche per chi non pogava sulle note dei Linea 77 o non si dimenava al ritmo di Eiffel 65, sì, c'era un evidente problema con i numeri a Torino in quegli anni, direi di spostare il nostro focus sulla parola muro, che ha una storia piuttosto interessante. In prima battuta può essere ricondotta alla radice indoeuropea mei, che non ha tanto a che fare con la nostra idea di muro, ma piuttosto con pali, palizzate e confini. Si veda l'inglese antico mere, che indicava tanto il confine in senso astratto quanto gli aspetti materiali utilizzati per segnarlo, i pali, appunto. Forme simili le troviamo anche in olandese medievale e antico norreno, anche se poi nella storia delle lingue germaniche questi usi sono andati un po' a sparire. Caso a parte è il tedesco Mauer, noto a tutti per le vicende della Berlino divisa, ma in quel caso si tratta di un prestito medievale dal latino e non di una derivazione diretta. Perché le parole sono come i certi amori della canzone di Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E la forma italiana da dove viene? Di certo dal latino, anche se la lingua degli antichi romani, formidabili costruttori di mura, era un po' più precisa su queste cose. Dalla radice mei derivano infatti due diverse famiglie di parole, la più ricca e diversificata delle quali non è quella di muro, ma quella del termine menia. Menia è il termine plurale con cui erano indicate le mura della città. Menia, Rome, erano le mura di Roma. Menia Troie, le mura di Troia, Menia Cartaginis, le mura di Cartagine, insomma, ci siamo capiti. Non si riferiva propriamente a un muro specifico, era un termine collettivo, e per questo lo troviamo solo al plurale, per indicare i bastioni, le fortificazioni, tutto ciò che veniva utilizzato per difendere da un assalto esterno edifici e abitanti. Menia, in italiano, non ha lasciato eredi diretti, ma ha avuto più fortuna il verbo relativo, cioè munire. Per i latini voleva dire costruire un muro, fortificare, difendere. E per noi, in senso figurato,
fornire qualcosa di utile a qualcuno. I passeggeri sono pregati di munirsi del biglietto, potreste sentir dire in stazione. Oppure, munitevi di carta e penna, dice l'insegnante prima di cominciare il compito in classe. Lo smartphone è munito di un'ottima fotocamera, recita l'annuncio su Amazon. E i più previdenti, oltre a costruirsi muri in caso di necessità, ossia a munirsi, giocano d'anticipo e indovinate cosa fanno? Si premuniscono, ossia costruiscono davanti. In altre parole, si preparano a difendersi. Abbiamo detto però che mania indica in senso un po' più generale e collettivo tutte le fortificazioni che proteggono la città. Cosa usavano i latini se volevano indicare solo una di queste opere di difesa? Che so, il tal terrapieno in difesa dell'accampamento o la tal altra trincea allestita per una battaglia? Non dimentichiamolo mai, il latino è una lingua che favorisce la creazione di neologismi a partire da composti e derivazioni. Il linguista De Saussure, lo abbiamo già incontrato, la definirebbe lingua grammaticale. Dunque, gli antichi romani prendono il verbo munio e ci costruiscono sopra un sostantivo apposito, munizio munizionis, ossia il risultato del munire, vale a dire una costruzione, un baluardo, una fortificazione. In ogni caso, qualcosa che serve per fare la guerra, ovviamente. Nel corso dei secoli, dunque, le munitiones hanno cominciato a prendere il significato più generico di strumenti utili a combattere, in attacco o in difesa, poco importa. Ed è proprio per questo che l'italiano munizioni significa oggi qualcosa che serve per colpire il nemico con armi da fuoco, proiettili, cariche, palle di cannone, cartucce e chi più ne ha più ne metta. Ironia della sorte, quella bella radice mei ha finito per significare sia la struttura che difende dai colpi degli invasori che i colpi stessi. Ma non dobbiamo stupircene, questa cosa in linguistica si chiama enantiosemia ed è più comune di quanto non si pensi. Si ha enantiosemia quando due espressioni o due parole vogliono dire una cosa ma anche il suo contrario. Ospite è sia chi ospita sia chi è ospitato. Pauroso è sia chi incute timore, sia chi se la fa sotto. Affitto il mio appartamento, sia quando lo do in affitto a qualcuno, sia quando lo prendo in affitto io. Inoltre posso sia spolverare la mia libreria, ossia togliere la polvere da essa, sia spolverare di zucchero una torta, e in questo caso la polvere ce la metto sopra. Comunque, basta girarci intorno, perché ormai lo avrete capito. Una delle due famiglie che derivano da mei è quella di Menia, dunque l'altra, ovviamente, è quella di Muro. Il tramite è il latino murus, che in parte è sinonimo di munizio, e ha quindi una connotazione militare, in parte invece è più generico, e indica qualsiasi tipo di struttura che si sviluppa verso l'alto e che serve per delimitare un certo ambiente. Il muro in italiano è anche figurativamente qualcosa di statico, monolitico e difficilmente penetrabile o superabile. Ci sono il muro del suono, il muro della pallavolo e il bizzarro muro di gomma. Si può mettere qualcuno con le spalle al muro, si può parlare ai muri, si può murare qualcuno vivo e ci sono cose scritte anche sui muri. A questo proposito, non vi sarà sfuggito che appartiene alla nostra storia anche il termine murales, che deriva dallo spagnolo e indica tutte le forme di pittura su muro, parete o soffitto. A dirla tutta, murales sarebbe un plurale, ma in italiano ci viene da usarlo anche al singolare, dal momento che altrimenti dovremmo usare murale, che tuttavia è già un aggettivo che sta a indicare qualsiasi cosa abbia a che fare con un muro e che quindi risulterebbe troppo generico. Chi fa i muri ovviamente è il muratore e la tecnica usata per costruire pareti è detta muratura. Fra i muri famosi possiamo annoverare il già ricordato Muro di Berlino, il Muro del Pianto di Gerusalemme e la Muraglia Cinese, laddove muraglia deriva da muralia e vuol dire ovviamente fortificazione bella grossa. Qualcosa però non torna. Abbiamo detto c'è muro, che è maschile singolare, e poi ci sono i muri, maschile plurale. E da dove saltano fuori le mura? Perché è femminile e perché se è plurale termina in a? Nelle grammatiche
Muro fa parte dei cosiddetti nomi sovrabbondanti, ossia nomi maschili che hanno un doppio plurale. Da un lato un plurale regolare, sempre al maschile, e dall'altro uno al femminile, spesso proprio con terminazione in A. Qualche esempio. Il braccio diventa i bracci o le braccia. Il lenzuolo diventa i lenzuoli o le lenzuola. L'osso diventa gli ossi o le ossa, e così via. Si tratta, niente po' di meno che, di un'eredità del latino. Qui le parole di genere neutro e di numero plurale, che spesso indicavano concetti astratti o erano nomi collettivi, terminavano al nominativo e all'accusativo in A. Un po' come il nostro Menia, che abbiamo incontrato a inizio puntata, ve lo ricordate? Ecco, quindi se muri indica semplicemente più unità di muro, le mura rappresentano collettivamente l'insieme di tutte le fortificazioni di una città, o anche solo di tutte le pareti di un edificio, come nell'espressione le mura di casa o rimanere fra quattro mura. Perché però cambia genere? Un po' per differenziarlo dalla forma regolare, dato che ha sfumature di significato diverse. Un po' perché, banalmente, termina in A, cosa che associamo quasi sempre in italiano al femminile. Oh, vedete, non tutte le nostalgie vengono per nuocere. Che bel viaggetto che ci siamo fatti anche oggi. Siamo partiti dalle mie nottate brave per arrivare ai cambiamenti di genere grammaticale, passando per proiettili, graffiti e muri di Berlino. In fondo, il messaggio che voglio passarvi con questo podcast è semplice. Essere curiosi della lingua che utilizziamo ogni giorno è un ottimo modo per scoprire nuove storie, per creare collegamenti nuovi, per ragionare e soprattutto per conoscere qualche aspetto in più della nostra umanità a cui forse non avremmo avuto accesso in altro modo. Per oggi è tutto, ma noi ci vediamo venerdì prossimo, perché le parole sono tante e il dizionario è bello spesso. Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.